Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo del campionato primavera. Empoli-Juventus finisce con un rocambolesco 4-4. Non è sbagliato il titolo, è finita proprio 4-4. Dunque, la Juve che non va oltre il pareggio contro l'ultima in classifica. Piano piano la Juve sta tornando purtroppo risucchiata nel centro classifica, non proprio, cioè parte alta comunque in classifica, ma si sta piano piano staccando da squadre più complete, come ad esempio l'Atalanta e la Roma. Che devo dire, ragazzi, la partita è la sintesi perfetta di quello che dico da inizio anno sulla formazione primavera. Una squadra che davanti è favolosa, ma dietro purtroppo è un burro. È un burro. E purtroppo dietro è una cosa incredibile. Dietro abbiamo dei buchi, delle cose che non va bene, non va bene. E se non metti a posto da una stagione che potrebbe diventare importantissima, rischi poi di trovarti in una situazione scomoda. Scomoda. E buona la prova, tra l'altro, dell'attacco della Juve. La beffa, tra l'altro, è che i tre gol dell'Empoli su 4, l'ultimo l'ha fatto Ricci. L'Empoli è andato sotto di due gol. Poi c'è stata la doppietta di Montaperto, che l'anno scorso ha giocato nella Juve. Poi di nuovo la Juve in vantaggio e pareggio di Jakubovic, che ha giocato nella Juve l'anno scorso. Alla fine Ricci ha portato in vantaggio l'Empoli e Morrone è riuscito a trovare il gol del 4-4. Alla fine un pareggio che va anche bene per come si era messa la partita, anche perché vieni dalla Youth League, che comunque le energie te le porta anche via, ed è normale che sia così. Però ecco, rimane un po' a rammarico perché questa squadra va a perdere dei punti oggettivamente, secondo me, da polli, mettiamola così. Quindi ragazzi, finisce qui la Juventus primavera 4-4. Io chiudo qua il video. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento pomeriggio che farò il post partita di Juventus Women Sassuolo e sarà una partita molto molto tosta. E poi ovviamente stasera per il post Fiorentina Juventus, che è la partita ovviamente che sto aspettando con maggior trepidazione. A dopo ragazzi, ciao!